venuto qualche giorno a fare una passeggiata a Trieste ed è rimasto incastrato, diciamo. E no! Mondo, perché sei andato a Trieste? Lui è presente ancora sotto un treno per lei, possiamo chiamarlo Sottone per... Ciao ragazzi, allora, come sapete, qualche giorno fa ho filmato il video ex boyfriend tag con Neil, video che vi è piaciuto tantissimo, quindi sono molto contenta, hearts, cuori. E poi, se non sbaglio, già il giorno dopo, perché è stato velocissimo, Issima ha caricato un nuovo episodio del suo Tubissima sul suo canale, dedicato appunto a questo video che avevo fatto con Neil e alle sue reazioni, ai suoi pensieri relativi, insomma, a questo video. E molti mi avete chiesto di fare la reaction al suo video, quindi questo sarà il video di oggi, praticamente una reaction di una reaction, però è stato gettonatissimo, me l'avete richiesto in tantissimi, quindi e ho pensato, secondo me, può essere un video carino da fare. Io naturalmente non ho guardato il video, ho aspettato questo momento per guardarlo in diretta con voi, così vedete subito le mie reazioni, non lo so, i miei pensieri, sperando che sia stato buono con me. Il video si chiama Tubissima 109, Nicole Husel e l'ex storico Neil di nuovo insieme. Ciao a tutti e benvenuti con un nuovissimo video, oggi nuovissima puntata di Tubissima. Urlare perché sto registrando alle 23:38 di sera e quindi capisci un po', non voglio urlare, ma grande, io e Issima siamo molto simili per quanto riguarda gli orari. Semplicemente perché questo video non era programmato e ve lo voglio montare e pubblicare domani, cioè al solito orario di sera, il prima possibile. Quindi è successa un'altra cosa di cui dobbiamo assolutissimamente parlare, quindi nel frattempo voi mettetevi comodi. Cosa è successo ieri, cioè oggi, ma voi vedrete questo video domani, quindi facciamo finta che sia in diretta. Ieri Nicole Husel, o come dicono gli haters, Husel, cioè ma pure tu, ha pubblicato ma io non lo so, sul canale YouTube un video che mi ha fatto letteralmente scoppiare i direct sul mio Instagram. E voi direte, come mai Cristiano, cioè l'ha caricato lei, perché arrivano anche i direct? Stavo per farti la stessa domanda, l'ho caricato io, i direct arrivano a te, ma com'è? Perché tutti li avete assolutissimamente scritto, fai assolutissimamente una nuova puntata Tubissima in cui parli e reagisci a questo video perché vogliamo sapere cosa ne pensi. Quindi eccomi qua, vi ho accontentato. Nicole Husel sul suo canale YouTube ieri ha pubblicato questo video, ex boyfriend tag con rullo di tamburi Neil, il primissimo fidanzato che lei ci ha fatto conoscere quando ha aperto appunto il suo canale YouTube. Bendy, mi fa troppo ridere perché per me sono, cioè non è stato niente di così eclatante il fatto di aver filmato quel video con Neil, che avevo già sentito precedentemente qualche volta, e quindi però mi fa strano che faccia questo effetto shock invece, cioè no, lo capisco perfettamente, in realtà è ovvio, dopo 5 anni, cioè lo rivedete, è ovvio, però mi fa strano che cioè questi avvenimenti siano così, che tocchino così tante persone, non lo so, mi fa... Dopo 10, quasi 11 anni di YouTube, mi fa ancora strano che la gente si interessi a me, evidentemente. Però mi fa super piacere, super super piacere. Mi fa, per chi non lo conoscesse, Neil è il fidanzato che faceva mille milioni di vlog con lei all'inizio della sua carriera. Sono stati insieme fino a 5 anni fa, il 2015, e era il ragazzo che abitava con lei ad Amsterdam. Ok, poi sono lasciati, lei si è fidanzata con un altro, poi si è sposata, poi si è lasciata, poi si è rifidanzata con un altro. E adesso potresti scrivere la mia biografia, cioè, sai tutto. Per mia preferenza personale, Neil, secondo me, è il migliore. Nel senso, tra tutti quelli che ci ha presentato, secondo me, Neil era quello più bravo, più buonaccio. Ho notato che questa è l'opinione della maggior parte di chi mi segue, è vero, commentate se è vero, ma mi sembra di aver capito così. Sarà perché appunto io ho conosciuto Nicole che stava con lui, perché voi lo sapete che io l'ho conosciuta mille milioni di anni fa su YouTube, o sarà una cosa di affezionamento, e quindi però fatto sta, l'altri due possiamo
dire tutte le cose così proprio sinceramente, l'ultimo è il peggiore. Neil, di cui tutti volevano la risposta, è la seguente: perché vi siete lasciati? E Nicole e Neil dicono che i motivi ovviamente sono tanti, ma la cosa principale è stato che alla fine della loro relazione litigavano praticamente su tutto, per quattro ragazzi. Oddio, ok. Anch'io, boh, mi sarei aspettato un mega scoopone, come dice Neil, ma magari diciamo qualche scoop così per far schizzare il video, no? Però le motivazioni che ci hanno dato sono state queste. Che poi ho visto che in tanti ci avete creduto e mi avete scritto: Nicole, ma c'è un'altra motivazione che Neil menzionava verso la fine del video. No, è che se conoscete Neil, lui è molto gioca e scherza sempre, quindi molte volte è difficile, mi rendo conto, capire quando è serio, però era una battuta. Però ho visto che ci sono state delle perplessità. Litigi, no comunicazione, strade diverse. Quindi anch'io sono rimasto deluso, però tant'è, mica tutti si possono lasciare per Ducorna o per altre cose. Si sono lasciati per questo. E tra l'altro, non so se l'ho menzionato nell'ex boyfriend tag, ma io sono stata con Neil da quando avevo 16 anni a quando ne avevo già compiuti 30, quindi sono, erano anche tantissimi anni, quindi in realtà il rapporto si evolve anche, perlomeno per me, verso la fine del rapporto si stava quasi trasformando in un amore più fraterno, l'affetto che avevo per lui, che poi quello che oggi posso sentire verso di lui è un affetto, non ho fratelli, ma potrei descrivere, è una persona che conosco da sempre e con cui sono a mio agio, ecco. Io pensavo che Nicole adesso, in questo momento, stesse smaniando per tornare a vivere ad Amsterdam, perché pensavo che volesse tornare da lui, perché pensavo che lui abitasse ancora ad Amsterdam. Però, Cristiano, qua mi deludi, cioè, com'è possibile che tu non sappia questi particolari? Cioè, stavo quasi per farti scrivere la mia biografia e mi cadi su queste cose. No, Neil era tornato a giugno del 2015 in Italia, a Trieste, perché la sua famiglia è qui, e io invece sono rimasta in Olanda e sono poi tornata anch'io in Italia, però a dicembre, fine dicembre, insomma fine anno del 2015, quindi no, lui non sta su, lui sta a Bologna. Invece nel video ci dicono che Neil si è trasferito a Bologna. Esatto. In questo momento ha passato la quarantena a Trieste perché era venuto qualche giorno a fare una passeggiata a Trieste ed è rimasto incastrato, diciamo. No! Perché sei andato a Trieste? Senza che fai quelle facce che ammicchi, no! È venuto a Trieste perché la sua famiglia è qua, quindi lui sta da sua mamma quando viene qua e poi c'ha suo nonno che abita a pochi chilometri da Trieste, quindi è per questo che era qua. No, eri andato per trovare Nicole? No! Che vi ricordo che in quel periodo ci stava raccontando come mai si era lasciata. Questo non l'hanno raccontato, però tant'è. Io ve la lancio lì, poi fate due più giorni. Lui è venuto qua, magari visto che domani pensiamo di filmare il mukbang assieme con Neil, e magari ve lo racconterà lui. Ma noi in realtà ci eravamo già sentiti da prima della quarantena, e poi lui era qua a Trieste per caso, perché a volte nei weekend tornava, e poi è rimasto bloccato però appunto a casa di sua mamma. Non ci tengo a specificare perché ero sola in quarantena e ho filmato centinaia di vlog, quindi non so come si possa pensare che lui stava nascosto in casa mia. Perché poi? Perché io comunque, ragazzi, io sto andando in Olanda, ricordo anche questo. Trarrà da sola. Secondo me non si rimetteranno insieme. No, ho studiato tutte le varie, i vari sguardi, le varie espressioni, le varie parole, anche l'atteggiamento del... Mi fa impazzire, ho studiato tutto l'atteggiamento, le parole e il linguaggio del corpo. Ho troppo ridere. Sia dell'uno sia dell'altra, e sono arrivato a questa conclusione. Sono molto curiosa di sentire a quale conclusione sei arrivato. Magari mi sbaglio, però ognuno ha i propri pensieri nella testa, e la mia è questa. Lui è palesemente ancora sotto un treno per lei, possiamo chiamarlo sottone per lei. Ma dai! Ma tantissimo, ora non so se stava fingendo, ma nel video si vede tantissimo che lui quasi ci stava male in quel video a rimembrare i bei tempi felici. Dall'altra parte lei è una ragazza che secondo me ha capito col tempo che magari prova affetto, ovviamente gli vuole bene tutto quanto, ma
non ci può tornare insieme, non ci domanda durante questo video, che dice cosa vi manca di più della vostra relazione, e mi ha fatto molto ridere perché lei risponde: le passeggiate che facevamo ad Amsterdam in bicicletta. E io gli ho detto: praticamente a lei le manca Amsterdam, e quindi ecco perché vuole tornare a vivere ad Amsterdam. No vabbè, mi fa morire da ridere. No, secondo me a volte si vedono delle cose che magari in realtà non ci sono proprio, perché comunque anche Neil ha la sua vita che cioè è diversa, ok, in un'altra città eccetera, e non, secondo me un po' è questo. Tante volte si tende magari a, perché magari voi che ci seguite, voi che mi seguite, vi affezionate un po' anche alla coppia, no? Ma un po' come, più come personaggi, mentre noi le cose le viviamo, no? E quindi è normale, è naturale e anche molto bello, secondo me, che vedendoci insieme voi abbiate questa speranza che magari torniamo assieme perché siete affezionati ai vecchi video, e quindi penso però che sia più che altro una proiezione di quello che uno vuole vedere, secondo me. Cosa ti manca della relazione? Le passeggiate in bicicletta ad Amsterdam. Facevi prima a dire: secondo me mi manca andare a giro per Amsterdam. Ma no, ma perché mi piaceva farlo con lui, cioè all'epoca mi trovavo bene con lui, stavo bene, ero serena quando non litigavamo, certo, ok, inutile dirlo, altrimenti non ci saremmo lasciati, però ero serena, tranquilla, felice e quindi erano dei bei momenti, non lo so, cioè sono stata tanto criticata per aver detto che mi mancano le corse in bici, le passeggiate che facevamo io e lui, perché per me erano dei bei momenti, comunque, cioè. Quando lei ha detto così mi è venuto in mente: ah, praticamente mi manca Amsterdam invece che Neil, mentre dall'altra parte io vedevo Neil. No, è che tanti momenti assieme li abbiamo passati lì, quindi, cioè, mi vengono in mente le cose che facevamo assieme là. Gli scherzava, voleva fare delle battute, no? Come per dire: ormai è una cosa passata, sono simpatico anch'io. Però si vedeva sotto, cioè si vedeva al 100% che lui, secondo me, prova ancora qualcosa per lei, o comunque se ancora, diciamo che, boh, non la ama più, però le manca sicuramente e ci vorrebbe tornare sicuramente. Che secondo fa? Me, che faccio fare? Che noi vecchie pettegole volevamo sapere. Vecchie pettegole. Secondo me questo video io l'ho trovato un po' disagiante, nel senso, ho visto che dentro il... Disagiante? In che senso disagiante? Oddio. Io c'era un po' di disagio, ma non lo chiamerei disagio in modo negativo, lo chiamerei imbarazzo, no? Tipo, perché da una parte c'era lui che secondo me era imbarazzato perché è la prima volta che ritorna con lei in video, magari non lo so, la prima volta che si parlano di queste cose, boh, non lo so cosa si sono detti in questi anni, però lo vedevo molto imbarazzato, alcune domande che non voleva rispondere, oppure voleva dire un po' di più, però magari ha evitato. Sì, sicuramente secondo me era imbarazzato molto e non si ricordava neanche molto bene com'è filmare un video su YouTube, perché tipo i tempi, il modo di rispondere, non lo so, non era più abituato e si vedeva, quindi secondo me era molto anche questo, il fatto che comunque non fosse abituato, e quindi qualsiasi persona che non è abituata e gli schiaffi una videocamera in faccia è un po' lì così perplessa, no? Cioè l'ama, sicuramente l'ama, cioè io delle relazioni su me stesso medesimo non ci capisco niente. Beh, apprezziamo la sincerità nell'esprimere quello che pensi. Sicuramente c'è affetto, ragazzi, però ognuno da 5 anni ha preso strade ben diverse. E se da una parte lui era imbarazzato per tutto quello che vi ho detto, dall'altra lei, cioè, si vedeva che i fan della coppia aspettavano questo video un pompa magna per riavere la coppia Neil e Nicole di nuovo insieme, per un futuro d'amore, d'accordo, secondo me no, cioè d'amore d'accordo sì, ma come amicizia, e l'amicizia ci può essere quanto ti pare, ma se uno dei due ancora prova dei sentimenti è un po' dura, forza. Dopo la loro storia d'amore, lei poi, mi ricordo che si è sposata poi con un altro, poi ora si era rifinanzata con un altro ancora, adesso è felicemente single, alleluia. Vabbè, hai ragione, alleluia. Voglio anche restarci single comunque. Non so, mi è piaciuto molto perché comunque mi ha fatto ritornare,
tipo indietro con il tempo, no? Con i loro vecchi vlog, non so cosa c'è dietro, le telecamere, cosa si sono detti, come è finito quel video, magari si sono saltati addosso nonostante abbiano fatto vedere che sono stati a un metro di distanza. No, ragazzi. Si sono dati la mano, chi si è visto, si è visto. I don't know, quello non ci sono a casa di Nicole, purtroppo. Sì, però Chris, anche tu, cioè prima di filmare un video tubissima su di me, ma cioè contattami e mi chiedi lo scoop, no? E io ti faccio avere anche delle cose in anteprima, che ne so, io non lo sapevo che lo facevi questo video. Vorrei essere a volte una mosca un po' così per andare a controllare tutte le cose che succedono per potervele ridire. No, sono ancora sotto forma umana. Contattami che ti racconto qualcosina di inedito, no? Sapere voi qua sotto, fammi un commento, cosa ne pensate di questo grandissimo ritorno su YouTube, per questa grandissima cosa. Mi è rimasto impresso questo, il video è stato un po' disagiante, e i tuoi commenti, Cri, che sono molto... molto, come dire, convinti su determinate cose, mi ha fatto ridere. Quindi, boh, vabbè ragazzi, chiederemo tutte le cose a Neil, che cosa vi devo dire nel mukbang che filmeremo domani. E io vi ho detto alla fine, cioè non è facile neanche per me, vi devo dire la verità, essere in questa situazione con tutti che mi chiedono, oddio, cioè quello che provo io ve l'ho spiegato. E quindi quello che io desidero in questo momento è andare in Olanda, starmene in pace da sola con i miei gatti, ok? Questa è l'unica cosa che voglio, quindi per il resto si vedrà, ok? Quindi questo è quanto, mia family, io vi mando un bacio grandissimo, un abbraccio, venite qua che vi abbraccio forte 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 forte. E noi ci vediamo come al solito domani alle 17:30 e quasi sicuramente il video sarà il mukbang con Neil. Bacio, a domani, ciao!